E buongiorno, outfit of the day, sto uscendo, oggi fa freddo, fino a qualche giorno fa faceva caldissimo, come ho detto in qualche altro video, tutte le persone tedesche, io inclusa, hanno tirato fuori, illudendosi come tutti gli anni, tutti i vestiti estivi e poi improvvisamente siamo ripiombati nei 7 gradi, vabbè. E quindi adesso ci vestiamo facendo layering, ossia facendo strati su strati su strati su strati di vestiti primaverili estivi. E allora l'outfit of the day è questo, è un outfit di quelli proprio, di quelli, sì, lo so che fa freddo, ma non mi voglio preoccupare di trovare l'abbigliamento giusto. E allora che cosa c'è? Avrei potuto mettere dei jeans neri oggi, ma siccome sto andando a fare una passeggiata appunto per negozi, per andare a cercare un paio di pantaloni che devono essere, questi sono i miei requisiti, devono essere elastici, devono essere skinny e devono essere o neri o verde, però il verde che dico io per i pantaloni è un verde cartellina, nel senso che sto guardando una cartellina che è lì sul tavolo e deve essere dello stesso verde. I pantaloni deve essere dello stesso verde, vabbè, come parlo. E allora così si è capito che oggi non sono una persona molto volenterosa in nessun campo della vita. Perché, ma per fortuna, è un mio godere la fortuna che questa giornata mi ha dato, perché oggi avrei dovuto passare gran parte della giornata a lavorare, invece sono successe delle cose che mi hanno fatto ritrovare libera improvvisamente e quindi adesso sto proprio, il cervello ha detto, ah, vabbè, siamo liberi, ok, ciao, e se n'è andato. E adesso tum 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 è vuoto qui nella testa. Allora, che cosa c'è? Cioè, ci sono, sì, vabbè, ci sono i leggings e sotto ci sono le scarpine viola, c'è anche la calzamaglia, i doppi calzini, tutto il programma invernale. E poi c'è questo foulard che è il foulard, l'amico, il fratellino dell'altro foulard color verdone. E se mi tolgo il foulard si evidenzia una giacchettina. Questa giacchettina che è una giacchettina di H&M, naturalmente, l'avete già vista perché l'avete vista quando era ancora nuova, penso a ottobre, novembre. Questa giacchettina, nella teoria, tutte le giacchettine di H&M che sono uscite quest'anno, ne sono uscite veramente tante, nella teoria sono veramente tutte molto molto carine, nella realtà fanno difetto tuttissime, tutte, perché sono fatte male, chiaramente. Allora, questa vedete, per esempio, ha la bottonatura a doppio petto, però i bottoni sono cuciti in trasversale. Allora uno dovrebbe scucire i bottoni, ricucirli giusti e poi dare anche una controllata a varie giunture che sono proprio assemblate male. E questa comunque era quella che faceva. Era quella meno peggio di tutte le altre, quella che faceva meno difetto. Poi, siccome è nera, torna, non è solo che torna utile, ma si vedono meno i difetti. Questa giacchetta c'era anche in color cammello e il color cammello esacerbava orrendamente sia il corpo di chiunque e sia se stessa, perché in cammello questa giacchetta evidenzia, il color cammello evidenzia il modo così. Il modo pedestre, il modo zampesco in cui la giacchetta è fatta, così. Giacchetta di H&M, però è molto calda e per questo mi piace. Poi se io abbottono solo un bottone, abbottonando tutti e tre i bottoni, chiaramente va un po' meglio, ma e soprattutto quando la si tiene aperta diventa una cosa veramente brutta e mi sembro veramente, non lo so, è una figura della commedia dell'arte. Però appunto, siccome oggi non avevo molta voglia di niente, e se mi tolgo la giacchetta, cosa c'è sotto? Sotto c'è un gilettone che in tedesco si chiama Pullunder. Allora c'è un Pullunder Bordeaux di un colore che mi piace tantissimo, ma veramente tanto, 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 tanto. È lungo e qui è molto smanicato. Chiaramente questo non è.
Non è da femmina questo coso, è da maschio. E siccome io ho passato tutta la mia vita a mettermi le cose degli ometti che mi sono vicini, e anche che mi piacciono, chiaramente, e anche che si mettono delle cose che mi piacciono, ovviamente, e allora questo è un pulunder appartenuto a qualcuno di sesso maschile. Sotto il pulunder, che ha uno scollo così un pochino a V, sotto il pullunder c'è una magliettina corta che viene da una catena di negozi che c'è anche in Inghilterra, in Irlanda, e che si chiama Vero Moda. E è una magliettina che arriva fino qui. Infatti oggi ho questa magliettina addosso perché appunto siccome sto andando a guardare pantaloni, allora mi torna utile la magliettina per vedere come stanno i pantaloni. È un discorso mio, i miei metodi per provarmi i pantaloni. La magliettina ha le maniche fatte così, c'è un bottoncino identico a questo anche dietro al collettino per allacciare il collettino. C'è un mini collettino piccino 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 e poi gli accessori del giorno. Gli accessori del giorno c'è questa collanina che avete già visto qualche altra volta in altre occasioni, è una collanina che la mamma di Stefan mi ha dato la libertà di scegliere a Natale di qualche anno fa. Poi ci sono anche degli orecchini. Nel frattempo mi sono seduta perché la scheda di memoria è finita e già che mi ci trovavo l'ho dovuta cambiare, mi sono anche seduta. Gli orecchini sono questi: è una manina con una pallocchina rossa che richiama un pochino le cosine rosse che ci sono in questa catenina. Questi orecchini li avete visti in molti outfit of the day perché ce l'ho da tantissimi anni, li metto abbastanza spesso. Sono orecchini che mi piacciono anche molto. La faccia del giorno, stavo per dire un'altra cosa, stavo per lasciarmi andare a considerazioni etniche sulla manina, in realtà non le voglio fare per niente, anzi le evito, e quindi faccia del giorno, sulle labbra c'è una base di Badger Balm, che è il Cool Mint, e poi oggi ho usato poco e niente perché sono uscita un pochino di corsa, anche un pochino senza voglia, e svogliata, come dicevo anche prima. Allora c'è una matita, la Soft Mocha della Alverde, che oggi non vi faccio vedere perché no, ve l'ho fatta vedere tante volte, e con cui ho delineato le labbra. Poi c'è un rossettino dell'Alterra. Questo rossettino forse lo vedete per la prima volta, ce l'ho da un annetto buono, e è un rossettino che mi piace molto. L'Alterra non è specializzata di certo nei rossetti, i rossetti dell'Alterra sono tutti veramente molto difficoltosi da usare. E questo si trova ancora nei negozi, si chiama numero 4 Red Brown, è un colore che mi piace tantissimo e stranissimamente è un rossetto insolitamente brillante, insolitamente malleabile, ha una buona durata. Infatti, boh, infatti non sembra quasi un rossetto dell'Alterra. La sua coprenza è semi-sheer oppure semi-coprente, dipende se uno vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Quindi il suo colore è questo, un colore che mi piace veramente tantissimo, 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 tantissimo. È un rosso bordeaux piuttosto, ripeto, brillante. Mi piace veramente tanto questo rossetto. Che ci ho fatto con questo rossetto? L'ho messo prima di tutto sulle labbra, come credo si possa vedere, e poi ho messo in atto la mia solita simpatica tecnica dei puntini da sfumare in giro per tutta la faccia, ossia richiudo il rossetto perché sto per usarlo per puntare i luoghi in cui ho fatto i puntini e non vorrei fare dei nuovi puntini per sbaglio, quindi l'ho messo sulle guance, l'ho messo sul naso, sul mento, qui sulle tempie, così sfumando così, poi sulla fronte e poi anche sulle palpebre, sfumando all'interno ma non troppo e poi portando tutto all'esterno, sfumando veramente bene 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 perché questo è il posto in cui il rossetto potrebbe crisare, potrebbe entrare nella piega del crise. In realtà, se lo sfumo bene, non ci entra.
C'è chi ha le palpebre così e c'è chi invece le ha così. E poi sopra il rossetto c'è un lucidalabbra. Il lucidalabbra della situazione è questo, il lucidalabbra che vedete spesso in questo periodo perché voglio veramente usarlo tutto e finirlo prima che scada. Scade fra un mese e mezzo, una cosa del genere. E si chiama numero 7 Soft Mocha, è un lucidalabbra dell'Alverde, un lucidalabbra che non c'entra niente con il rossetto ed è per questo che io oggi l'ho usato, perché tutte e due insieme, la combinazione di tutte e due, rossetto e lucidalabbra, non lo so, mi sembra richiami un po' i colori della mia faccia, ma io ho delle fissazioni mie così. E quindi niente, basta, e adesso mi incammino, mi rimetto la giacchetta e da brava studentina mi rimetto il foulard, prendo la borsa e mi incammino alla ricerca di pantaloni o neri oppure verdi. Io non provo volentieri i pantaloni nei negozi, ce ne vuole per autoconvincermi a provare dei pantaloni nei negozi, perché mi devo togliere i leggings, poi me li devo rimettere badando a che la cucitura si rimetta dritta. Perché poi mentre mi tolgo i pantaloni si tolgono anche i calzini e rimangono incastrati dentro i pantaloni, devo infilare dentro il braccio per tirar fuori i calzini, cioè è tutta una procedura che non mi piace per niente, il provaggio dei pantaloni nei camerini dei negozi. Però quindi teoricamente sto andando a fare questo adesso, e in realtà chissà, potrebbe anche essere che ci ripensi per strada e vada in giro a fare tutt'altra cosa. E allora buona giornata, buon proseguimento e ci vediamo nel prossimo video. Qui tra l'altro fuori è nebulosissimo, nebulosissimo. Io non sono scontenta, però mi fa piacere che sia nebulosissimo e che sia anche piuttosto freddo, ripeto, 7 gradi, perché il caldo dei giorni scorsi era un caldo che ci ha resi tutti felici, però a un certo punto certe sudate basta con sto caldo. Se no, scusate, che ci stiamo a fare in Germania, no? Siamo in Germania e ci siamo per enjoy il freddo, enjoy di Kälte. Kälte sarebbe il freddo. Ciao, ciao, ciao.